Buonasera, intervento dell'assessore regionale alle infrastrutture Raffaella Paita perché si giunga finalmente alla progettazione del completamento dello svincolo di San Martino a Sanremo dell'Aurelia Bis. La Paita ha scritto a Ministero e ANAS. Sentiamo. L'assessore regionale alle infrastrutture, Raffaella Paita, questa mattina ha scritto al Ministero, all'ANAS e all'Autofiori per proporre una soluzione concreta per arrivare rapidamente alla progettazione e al finanziamento del completamento dello svincolo di San Martino a Sanremo sulla variante all'Aurelia. Lo svincolo era stato originariamente realizzato senza la rampa di collegamento tra i veicoli che provengono da Ponente sull'Aurelia Bis e l'abitato, perché la strada finiva poco più avanti. Con l'allungamento della strada la rampa però diventa fondamentale. La soluzione proposta dall'assessore Paita prevede la progettazione da parte di Autostrada dei Fiori e l'inserimento della realizzazione nella prossima convenzione. Una soluzione che permetterebbe da subito di quantificare i costi e arrivare alla definizione del progetto, poi in un secondo momento di reperire i fondi necessari all'opera. Sabato alle 17 alla Biblioteca Civica di Imperia si terrà un incontro pubblico organizzato da Officina Città con Giuseppe Conte dal titolo Etica e Bellezza per una nuova politica. L'evento costituisce parte integrante e cornice di un ciclo di eventi pubblici che Officina Città ha programmato per le prossime settimane per presentare alla città la visione della politica e dell'amministrazione della cosa pubblica del movimento creato da Giuseppe Fossati. Giuseppe Conte, come è noto, è un poeta, scrittore e letterario. Opinionista di fame, prestigio assoluto, imperiese di origine, molto legato alla sua città ed attento alle vicende che riguardano il territorio. L'assessore provinciale Paolo Leuzzi ha evidenziato come la provincia di Imperia sia in grosse difficoltà economiche a seguito dei tagli operati dallo Stato. Secondo Leuzzi, infatti, se non si riuscirà a superare l'esame del bilancio, questo non sarà certo per colpa degli amministratori provinciali, ma piuttosto per le mancate risorse statali a cui si sono aggiunti ulteriori tagli operati dalla Regione. Sempre dalla Regione, la provincia di Imperia attende ora di sapere di quali deleghe si dovrà occupare e ovviamente con quali risorse. Leuzzi nella sua analisi ha anche citato la situazione della Polizia Provinciale che opera con grande impegno per far fronte all'impossibilità di avere un pagamento di straordinari e alla carenza di mezzi. I pensionati INPS residenti in paesi esteri, se vogliono continuare a percepire la loro pensione, dovranno dimostrare di essere vivi. Sembra una barzelletta, invece è quanto previsto dalla legge, anche per evitare truffe come è avvenuto in passato. È partita infatti la campagna di accertamento dell'esistenza in vita relativa al 2013 per i pensionati INPS residenti all'estero, curata da CITI, il gruppo bancario a cui è affidato il servizio di pagamento delle prestazioni pensionistiche per i residenti all'estero. Questi pensionati riceveranno nei prossimi giorni un plico contenente una lettera di spiegazioni per la compilazione e il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, redatto in due lingue su un unico foglio. Il pensionato avrà 120 giorni per trasmettere a CITI le attestazioni richieste. La restituzione del certificato di esistenza in vita dovrà avvenire entro il 2 aprile del 2013. L'Unione Italiana Cechi, in collaborazione con le scuole di Largo Ghiglia d'Imperia, ha organizzato la merenda al buio. L'iniziativa ha voluto far comprendere ai bambini in quale situazione si trovano ogni giorno i loro coetanei, che purtroppo non possono contare sul bene della vista. Ce ne occupiamo in un servizio. Questa è la prima volta che viene svolta in una scuola la merenda al buio. Con noi c'è il presidente dell'Unione Italiana Cechi. Come mai? Come è nata questa idea? Ma questa idea in realtà è nata da una maestra tirocinante in questa scuola, una laureanda, la maestra Allegro Angela, che ha presentato un progetto sotto sotto la supervisione dell'Università di Genova. Ha presentato un progetto dove ha pensato di fare alcune esperienze con i bambini e fra queste la merenda al buio. Io ho accettato molto volentieri come presidente dell'Unione Italiana Cechi, mettendo a disposizione i nostri volontari per oscurare l'aula e i nostri ragazzi, i nostri soci per servire la merenda al buio.
Allora maestra, com'è andata? Io premetto che non sono una maestra ma sono una tirocinante, diventerò maestra spero a luglio e sto appunto facendo il mio progetto di tesi, infatti farò una tesi interdisciplinare fra sociologia e psicologia della disabilità in cui andrò ad indagare tutti i misconcetti, gli stereotipi che hanno i bambini o comunque i normodotati nei confronti dei disabili. Ed ecco la merenda al buio, si va appunto ad inserire in questo progetto dove ci sono appunto diverse attività e l'obiettivo è proprio quello di far vedere ai bambini come la realtà può essere percepita in modo diverso anche con la mancanza appunto del senso, cioè della vista, come però gli altri sensi possono reagire sopperire appunto a questa mancanza. E quindi il buio in questo contesto, che di solito dai bambini è sempre visto come qualcosa di negativo, ha sempre una connotazione negativa, in questo caso è proprio stato visto, è stato riempito questo buio dai bambini stessi, ecco. Bambini come hanno reagito? Ma io penso che sia stata un'esperienza per loro assolutamente positiva, erano già stati preparati nei giorni precedenti e io penso che alla fine sia stata una cosa bella, ecco. Tu ti sei divertito con questa esperienza? Sì, molto. Hai avuto paura del buio? No. Hai avuto paura del buio? No. No. Cosa hai mangiato? A me la banana, la focaccia con le olive e la torta con la marmellata. Bella perché ti sei divertito, perché è stata una cosa nuova? Perché mi sono divertito. Hai mangiato al buio? Sì. Cosa è significata questa esperienza? Avevo un po' paura prima avevo un po' paura, poi mi sono sentita bene, mi sono tanto divertita e quando ho sentito la musica mi sembrava che non c'era nessuno, ero da sola. E cosa racconterai questa sera a casa ai tuoi? Che è stata una bella esperienza e una bella giornata. È stato presentato il calendario 2013 dell'esercito italiano. Il tema scelto attraverso una serie di fotografie d'autore è quello delle missioni all'estero che vedono impiegato il personale italiano. A parlarcene è stato il colonnello Alfonso Lafranca, capo di Stato Maggiore in Liguria. Sentiamo. Colonnello, è stato dunque presentato questo calendario 2013 dell'esercito, il titolo è Il cuore delle missioni, insomma cosa è che caratterizza il calendario di quest'anno? Beh, io ritengo che il calendario del 2013 della nostra istituzione dell'esercito italiano, grazie alla grande collaborazione del maestro Mauro Galligani, fotoreporter a livello internazionale, nonché anche artista, nella sua estrapolazione ampia abbia evidenziato il lavoro quotidiano dei nostri professionisti che ormai già da 30 anni operano quasi quotidianamente nei vari teatri all'estero. Che ormai è diventata una delle attività principali. Beh sì, ormai si può dire che dal 1982, da quando ci fu l'esigenza Italcon in Libano con il generale Angioni, Franco Angioni, a oggi sono passati 30 anni, un'attività che è diventata preminente dell'esercito italiano è quella di andare ad operare presso i vari teatri fuori area, fuori dalla nostra patria, dal nostro Stato. Vediamo delle fotografie artisticamente molto belle in bianco e nero dove si vedono operazioni, si vedono i militari con le famiglie, si vedono anche delle ragazze soldato. Uomini e donne in team, in squadra, penso che sia una cosa che il maestro nella sua fotografia abbia voluto evidenziare. Per noi è diventata consuetudine lavorare tra uomini e donne in squadra, in maniera particolare perché specialmente in operazioni non esiste il lavoro unitario della persona singola, ormai il lavoro, i risultati, gli obiettivi si raggiungono attraverso il team, la squadra,
e quindi uomini e donne devono saper armonicamente lavorare efficacemente. Chiaramente dietro tutto questo ci devono essere sempre dei valori, deve esserci sempre un senso di appartenenza. Io dico anche sempre, noi abbiamo questa peculiarità di noi italiani di non rinunciare al nostro modo di essere latini, no? Italiani, la nostra italianità, oserei dire, anche nelle operazioni difficili che si possono avere fuori area, in altri paesi, con altre culture, con altre religioni, politiche, eccetera. Proprio per questo credo che sia un piacere e un orgoglio avere a casa un calendario dell'esercito italiano. Come si può fare ad averlo? Beh, è molto semplice, tutti quanti ormai entriamo in internet, c'è il sito www.esercitoitaliano, c'è un percorso molto semplice per poter chiedere, ordinare, avere questo calendario, e nel contempo anche vedere immagini, vedere i concorsi, perché noi nel sito possiamo vedere anche i concorsi come volontaria ferma prefissata, come ufficiale della riserva selezionata, accademie, eccetera. Quindi andando in questo sito, nella voce calendario, e comunque uno comincia con curiosità a guardare il panorama che la nostra istituzione, l'Esercito Italiano, offre, e c'è la possibilità di divertirsi anche per ottenere questo calendario. Grazie al colonnello Alfonso Lafranca e buon lavoro. Grazie a voi, siete molto gentili. Ricordiamo che il colonnello Alfonso Lafranca, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, sarà ospite domani sera a microfono aperto. La trasmissione è condotta da Andrea Pomati, in onda su Imperia TV ogni venerdì alle 21, proporrà un approfondimento sulle opportunità offerte ai giovani dal servizio volontario dell'Esercito. Il freddo è sempre più intenso anche in Liguria e con esso si fa sempre più concreto il problema delle nevicate, che riguarda in particolare i piccoli comuni, spesso disarmati di fronte alla situazione. Un problema acuito anche dal fatto che le amministrazioni non riescono a pagare le imprese o le pagano con grande ritardo, e quindi è sempre più difficile trovare chi svolga questi compiti essenziali. La denuncia arriva dal presidente nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Graziano del Rio. L'intervista di Adriana Cronos. Siamo all'ultimo argomento, sì. Il maltempo, l'emergenza maltempo, diciamo, ecco, siamo ancora, voi state ancora aspettando i rimborsi dell'anno scorso per l'emergenza neve, e a fronte di una possibile nuova emergenza già c'è del resto, e come potete gestire questo tipo di... Questo è un grandissimo problema. Io ho detto 3 mesi fa che con le prime piogge avremmo cominciato a ragionare di nuovo degli investimenti non fatti, bloccati dal patto di stabilità sul dissesto idrogeologico, la pulizia dei torrenti e così via. In effetti è successa questa cosa. Credo che la buona politica dovrebbe imparare a prevenire le questioni. Allora, sulla neve abbiamo avuto un'esperienza drammatica l'anno scorso, perché c'era stato promesso una copertura dei costi che non è arrivata. Quindi, come al solito, ci hanno rimesso i sindaci e gli operatori che volontariamente sono usciti fidandosi della parola dei sindaci che avrebbero ricevuto compensi e così via. Quest'anno quegli operatori, alla domanda venite a rimuovere la neve, non verranno, perché sapranno che i sindaci non sono in grado di pagarli e che il governo non darà i soldi. Quindi io credo che questo sia un argomento su cui bisogna riflettere moltissimo anche adesso al Senato, proprio nel dare più flessibilità al patto di stabilità, perché questo è un tema centrale che riguarda, quando parliamo di patto di stabilità la gente pensa che parliamo di regole europee, no, parliamo di questo, parliamo del fatto che gli spalaneve quest'inverno rischiano di non uscire. La cronaca: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Imperia questa mattina all'alba hanno fatto scattare una serie di arresti per traffico di droga. In manette sono finiti 6 cittadini albanesi residenti a Ponte d'Assio e un italiano residente a Ventimiglia. Altre 25 persone sono state denunciate a piede libero. Gli arrestati gestivano uno spaccio di cocaina, marijuana e hashish anche a minorenni e persino all'interno di istituti di riabilitazione per tossicodipendenti, e la loro base principale era appunto Ponte d'Assio, capoluogo della Valle Impero. Le indagini hanno preso sviluppo da un'analoga inchiesta precedente che aveva portato all'arresto di altre 5 persone nell'ottobre dello scorso anno.
I sindacati CGIL, CISL, UIL, RSU dei dipendenti del comune di Ano Marina hanno annunciato uno sciopero con il blocco delle attività lavorative diverse dal profilo professionale rivestito e con la sospensione di ogni prestazione straordinaria a partire da sabato 22 dicembre. Le organizzazioni sindacali lamentano infatti che gli organici del comune siano stati riorganizzati senza concertazione, senza tener conto di quanto proposto dagli stessi sindacati. Il prossimo passo sarà la richiesta al prefetto di espletare le procedure di conciliazione previste dalla legge. È già attivo e rimarrà in vigore fino alla fine delle festività di Natale e di fine anno il piano di controlli disposti dal questore d'Imperia Pasquale Zadora in vista dei giorni di festa. L'obiettivo è prevenire tutte le forme di illegalità che caratterizzano il periodo delle festività di fine anno, tra cui i fuochi d'artificio fuori legge, giocattoli pericolosi per i minori e contraffazioni. In questo caso, in questo senso, sono considerate preziose le segnalazioni che i cittadini faranno arrivare al 113. Dunque, sotto stretto controllo saranno posti tutti quei luoghi giudicati a rischio, come i centri storici, i negozi, ma anche scali ferroviari e luoghi ad alta frequentazione turistica, come i locali notturni o le piazze della cosiddetta movida, al fine di prevenire l'abuso di alcolici e lo spaccio di stupefacenti. Oggi alle 14 gli studenti dell'Istituto Colombo di Sanremo hanno messo fine allo stato di occupazione della scuola. La protesta, che ha interessato 431 studenti di Piazza Eroi a Sanremo appartenenti a Ragioneria e Geometri, aveva preso il via lunedì al termine di un'assemblea contro i nuovi tagli previsti alla pubblica istruzione. Dunque, lo stato di agitazione, durante lo stato di agitazione gli studenti hanno consentito l'accesso all'edificio a tutto il personale e agli alunni, pertanto coloro che non hanno aderito alla protesta hanno comunque potuto svolgere regolarmente le lezioni. E noi ci fermiamo solo qualche istante, tra poco. È stato pubblicato il nuovo libro dello scrittore imperiese Federica Moretti. L'opera letteraria intitolata Il prete innamorato contiene 4 racconti e mini romanzi ambientati nel territorio ligure. Sentiamo. Il prete innamorato, un titolo già che incuriosisce. Cosa troviamo in questo libro? Intanto sono 4 tra racconti e mini romanzi. Sì, 2 sono romanzi brevi, direi, e 2 più brevi, quindi li considererei racconti. Il più importante, è quello che appunto dà il titolo al libro, che è Il prete innamorato. Un po' di polemica sul fatto che i preti non possano sposarsi, un po' di polemica perché io, che ho fatto 3 anni di preseminario, ho sempre considerato una cosa negativa che il prete non possa avere una famiglia e essere sullo stesso piano dei suoi parrocchiani. Comunque non è di questo, diciamo, che parla il libro, perché diciamo che le trame che io ho inventato sono trame completamente diverse. Diciamo che è un giallo completamente diciamo dal delitto agli inquirenti che devono cercare il colpevole, e quindi diciamo che a parte questa base si dimostra un giallo in tutti i sensi. C'è un prete innamorato. C'è un prete innamorato, sì, che può anche far scalpore, dare scandalo, ma non è una persona negativa, anzi, io parteggio per lui dalla prima all'ultima pagina. Ed ha una trama che adesso non vorrei proprio svelare, perché è tipicamente un giallo. E questo è un filo conduttore, quello del discorso che facevamo poco fa, che è lungo tutti questi racconti. In tutti questi racconti c'è una base, diciamo, in cui il clero la fa veramente da padrone. È importante, diciamo, ho trovato questa via e l'ho conservata dal primo all'ultimo racconto. L'ultimo racconto, il più leggero, potrebbe essere qualcosa di autobiografico, perché racconta la storia di un seminarista che però ha qualche problema e qualche dubbio a diventare poi prete. Dove si può trovare questo libro? Questo libro lo possiamo trovare facilmente nel mio negozio. Io ho un negozio di piante e fiori in via 25 Aprile, e diciamo il quinto libro che scrivo, e diciamo che un certo numero di persone interessate a acquistarlo viene da me. Altrimenti da Solibri, sotto i portici in via Bonfante, oppure a Libreria Ragazzi in via VSE.
La Camera di Commercio di Imperia compie 150 anni e per questo motivo per domenica è stata organizzata una festa con la premiazione delle imprese storiche. L'appuntamento è a partire dalle 11 nell'auditorium alla presenza dei rappresentanti di istituzioni, mondo imprenditoriale, scuola, associazioni di categoria e sindacati. In programma anche momenti di intrattenimento musicale con la partecipazione dell'attore Antonio Carri e la presentazione di un libro sui 150 anni dell'ente camerale edito da Grafiche Amadeo. La Camera di Commercio, sempre la Camera di Commercio di Imperia, protagonista a Stoccolma in occasione della consegna dei premi Nobel. I fiori della Riviera di Ponente forniti dall'ente camerale, Comune di Sanremo e Amministrazione Provinciale per l'allestimento della sala dei concerti e della sala dove si è tenuto il banchetto reale sono stati lo splendido biglietto da visita dell'evento. L'invito della Fondazione Svedese a partecipare alla cerimonia ha permesso al Presidente della Camera di Commercio di Imperia, Franco Amadeo, accompagnato da Barbara Abiale, membro della Giunta Camerale, di incontrare le rappresentanze italiane a Stoccolma e i vertici della Fondazione Nobel. Sono state così messe a punto una serie di importanti iniziative, collaborazioni ed interscambi da realizzare a breve scadenza. Domani alle 12.15 nella sala giunta di Palazzo Civico avverrà la consegna dei primi pacchi alimentari per le famiglie che si rivolgono alla Casa della Carità e alla San Vincenzo di Imperia a Porto Maurizio. L'iniziativa, denominata Rotary Club per la città, prevede nel corso dei prossimi mesi la consegna complessiva di circa 700 pacchi alimentari per famiglie mediamente composte da 5 unità. La scelta delle famiglie assegnatarie e il sistema di controllo e di verifica vengono effettuati di concerto con il settore servizi sociali del Comune di Imperia e le associazioni di assistenza territoriale. In occasione dell'arrivo delle festività natalizie, anche quest'anno la comunità Senner Chiese d'Imperia organizza una giornata in allegria per lo scambio di auguri. L'appuntamento, ormai divenuto una tradizione, si terrà domenica alle 12.30 nei locali della Chiesa San Sebastiano in via Agnesi. In programma pranzo, brindisi e ballo. La festa sarà preceduta alle 11.30 dalla messa celebrata nella Chiesa della Sacra Famiglia. La partecipazione è gratuita. È organizzato da LICIT con il patrocinio del Comune di Imperia, domani alle 17 presso il Centro Culturale Polivalente di Piazza Duomo, si potrà assistere al concerto di Natale dell'Orchestra Giovanile del Ponente Ligure, diretta dal maestro Paolo Bianchi. In programma musiche di Vivaldi, Corelli e Bach, sempre ad ingresso libero. La scuola primaria del Castillo di Sanremo invita la cittadinanza ad assistere allo spettacolo natalizio in programma lunedì 17 dicembre alle 14 presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, che ha per titolo Un Natale da favola. Le insegnanti proporranno infatti assieme agli alunni una rappresentazione tutta natalizia ispirata al mondo delle fiabe. La recita con canti e filastrocche è ad ingresso libero. E sarà presentato domenica prossima l'ultimo libro di Stefano Sivieri dal titolo Nadir, edito da Grafiche Amadeo. Vediamo. È uscito per le Grafiche Amadeo il nuovo libro di Stefano Sivieri, Nadir. È un romanzo avventuroso e coinvolgente. Colori, profumi, paesaggi e personaggi entrano talmente dentro che alla fine ti sembra di averli conosciuti e ti spiace che il libro sia finito. Ricominceresti subito a leggerlo. La storia è ambientata tra la Siria e la Georgia del 1924. Siamo in piena rivolta dei siriani contro i francesi che avevano ottenuto, a seguito del trattato di pace ratificato anche dalla conferenza di Sanremo del 1921, il protettorato della Siria, allora divisa in ben 7 diverse entità nazionali. La rivolta è guidata dai drusi di Jebel e proprio di drusi racconta la vicenda. Il protagonista è Nadir, che è anche il titolo del libro, un giovanissimo viaggiatore che dovrà affrontare mille insidie per portare a Damasco un piccolo tesoro di lingotti d'oro che la comunità drusa mette a disposizione della rivoluzione per acquistare armi. La vicenda è una crudele allegoria delle fandonie che la politica mette in scena credendo di dominare i destini degli uomini, che invece sono molto più scaltri e ottengono i propri scopi gabbando chi nasconde dietro il falso riparo della prepotenza del potere. Nadir è già in vendita. La presentazione ufficiale di Nadir sarà presso la libreria Ragazzi di Via Viassia d'Imperia, domenica 16 dicembre alle 21. Vediamo ora i cantieri sull'autostrada dei Fiori per questo fine settimana e il quadro meteo.
Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto di competenza Savona confine di Stato da lunedì 10 a domenica 16 dicembre, che in casi particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico. In direzione Francia, carreggiata nord, Traspotorno e Feglino, riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza. Da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Andorra e Dalbenga, riduzione di carreggiata per adeguamento di un pannello a messaggio variabile. Da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Pietra Ligure e Finale Ligure, riduzione di carreggiata per ripristino della galleria bracciale, da lunedì a venerdì anche notturno. E tra Feglino e Spotorno, riduzione di carreggiata per il ripristino del viadotto Cardavia, da lunedì a venerdì. Con il quadro meteo della situazione di oggi, la temperatura minima ha registrato 5 gradi, 8 gradi la massima, 16 del mare. Umidità 58%, vento da nord-nord-est ad una velocità media fra 4 e 10 km orari. Cielo nuvoloso, mare poco mosso, pressione 1019 ectopascal stazionaria. Le previsioni per domani e la tendenza ulteriore. Domani sarà molto nuvoloso coperto, con precipitazioni diffuse, nevose a quote collinari sul versante ligure di Alpi ed Appennini, a quote di pianura sul versante padano, con riduzione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. I venti da deboli a moderati meridionali, mare tendente a mosso, le temperature pressoché stazionarie. Per i prossimi giorni, possibili residue precipitazioni nella mattinata di sabato, successivo rapido quanto temporaneo rasserenamento. Sarà variabile nelle 36-48 ore successive, con possibili precipitazioni sparse nella giornata di lunedì. Domani è venerdì 14 dicembre, il sole sorge alle 7.54, tramonta alle 16.50, la luna è in fase crescente, leva alle 8.43, cala alle 18.26. Bene, con il meteo come sempre chiudiamo il nostro giornale, l'appuntamento alle prossime edizioni sul nostro sito imperiotv.it. Grazie a tutti, buona serata.